Salve ragazzi, qui c'è Alessandro e Radikiller. Ciao. Continuiamo la campagna di Sniper Elite 2. Continuiamo. Ha Facciamo voluto solo più scrivere. veloce. Guarda, qui c'è un altro. Mi è scappato il video, anche perché su questa scrivania in questo momento c'è un po' di manicomio e non Aspetta, riesco. aspetta, c'è un po' di manicomio nella mia camera. Ospite, aspetta. Il bello che si può anche scavalcare con un salto. Andato stato. Forse c'è un cecchino. Anche se adesso mi converrebbe prendere qualcosa. Non mi sono come questo, assetto. Ah, buono, non mi piace. Queste sono molto molto utili. Ah, la cosa bella è che comunque si può anche salire. Eccomi. Sì. È andato via il manco. Allora, molti ce ne sono avvisati. Sono in testa. Io intanto sto facendo incetta di cadaveri. Per bullshot. Sì, munizioni. Importante. Ho trovato una mina di inciampo prima, che è importante anche quella, che poi posso vendere. Una mina? Ad inciampo, cioè quella che tu piazzi, ah, una mina da un lato col filo. Lo so, sì, avevo capito, una mina di incianto. Ah, sì, ti incianti la spada? Sì, tipo me. Bene, bella, bella, una casa che abbiamo messo con il fatto, cioè c'è un buco nel muro, si vede proprio il cemento, i mattoni, è fatto bellissimo. Ok, munizioni al completo. Io non vedo l'ora che esce Battlefield 4 per console, perché no, guarda, se questo è vicino io gli sparo con il fucile di precisione. Ricarichiamo, l'importante è ricaricare già quando siamo due, cioè tranne che giustamente non si è sempre in mischia a sparare, però quando già tipo ci sono i momenti che si può caricare sempre, l'importante, perché poi cioè ti trovi a un certo punto che ti serve sparare e possibilmente che cosa non succede? Puoi bravo, non puoi sparare perché ti sei dimenticato a caricare. Invece per esempio su Call of Duty, su tutti i giochi di sparatoria, per esempio con il cecchino, sparo, ricarico, sparo, ricarico, capito? Sì, okay. No, vabbè, dai, questo comunque è un fucile che ha 5 colpi, almeno se ne spari 3 e poi non spari più, ricordo di caricare il zitto. Oh, comunque, perché a me se fai un colpo, vabbè, magari no.
Eccomi. Sì. Questa volta nessuno ci vuole far registrare. Che cavolo? Sì, ma c'è uno. C'è uno, eccolo qua. Ucciso. C'era uno che mi ha visto alla finestra e si è fatto tutto il giro appositamente per me. Ci voleva bene. Sì, sì, sì. Per favore. Ora, ora qua mi frega. Allora devo mettere linea di inciampo. Scassare quello che ho fatto. Eh sì, volete venire? Io vi invito a venire, no? Turu. Oh, perché col morto è passato un altro, metto il metto il nitro, tanto ora questo gira di qua. Mi sembra che c'è un cecchino, se non sbaglio, sai, mi sembra che c'è un cecchino da qualche parte che mi stava sparando, questo cecchino, eccolo là. Lo sai dove lo prendo? In testa. Ho fatto un buco da 152,4 metri. Eri vicino. Poi ci sono anche quella, quella tipo di un chilometro. Quelli, sono, quelli sono difficilissimi da fare. E ci credo. Sono difficilissimi perché a parte che con tutto lo, lo zoom che metti al massimo li vedi piccolissimi. E ci credo. Difficile senza, senza balistica, proprio realistica, immagino che la balistica è realistica, no? Immagino, è difficile un po'. Difficile di precisione, perché ce ne sono altri. Oh! Meno male che c'è questa macchina. No, mi ero nascosto in una macchina. E ti hanno levato il campo. E mi stanno buttando, praticamente mi stanno lanciando granate. E io sono dietro la macchina, tranquillo. Perché io ci sei tutti e due. Non so, non c'è quella passata, non so. Allora, obiettivo, andare dietro quella statua. Però, però, c'è troppo... Non lo so, non mi fido. Perché c'è praticamente un palazzo di fronte a me. È tutto distrutto. Però, cos'è? Forse ci sono cecchini. Ah no, Camper. Questo si sì, l'ho ucciso prima. La cecchino c'era, però già è morto. L'ho ucciso prima. No, mi sembra. No, mi sembra che non ci sia nessuno, sai? Possiamo uccidere. E metto qua. Se mi sparano nella cosa. Eccola, dinamite. Perfetto. Mi carico perché. Ci sta. Mi carico questo già ricaricato, la pistola. È ricaricata, perfetto. Controllo generale prima di. Ma quanto dura sta missione? Questa è lunga, ma sto quasi quasi per finire. Lo sai perché? Perché devo applicare la il C4 su. Diciamo gli esplosivi in vari posti perché ora poi passa un carro armato e lo devo fare saltare in aria. Mi fa fare gli sbagli sì perché ora sì ora devo andare cioè no quasi finendo no. Diciamo che sono lì. Qui c'è un cecchino. Vi invito a mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi se non siete iscritti, passate sulla pagina Facebook, la pagina Twitter. Grazie per aver visualizzato il video, vi invito anche a guardare l'altro video se non, se non l'avete visto. E niente, da Alessandro e Radio Killer è tutto. Ci vediamo alla prossima, alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao ciao.